Sì, qui Park Hotel. Desiderate? Signorina Carey, l'appartamento 58. Subito. Finalmente. Pronto? Signorina, sono Dexter, appartamento 56. Siamo alle solite. Ma qui accanto, quella Carrel deve essere impazzita al 58. Ma non lo so, il televisore, la radio, a tutto volume. Sì, sì, vi assicuro che non ce la faccio più. Telefonate, mandate qualcuno, ma subito, per favore. Non dubitate, signore, avvertiremo la signorina Carrel. Signor Danny, il 56 reclama. Pare che la Carrel abbia messo il televisore a tutto volume. L'ho chiamata al telefono, ma non risponde. Non sarebbe meglio avvertire il direttore? Ma no, non c'è bisogno. Avverti me. Sì? Va bene. Appartamento 58? L'ho sentita anch'io, è un pezzo che sono qui. Sì, sì, vado subito, eh. Signorina Carrel! Signorina Carrel! Aprite, signorina Carrel! Bisogna forzare la porta! Mary, è la chiave dell'appartamento! Corri a prenderla! E poi va subito con via subito! Generale francese che diventò imperatore. Paulette, sono ancora io. Eh sì, hai indovinato, non riesco ad andare avanti. C'è un famoso generale francese che diventò imperatore. Chi, Nelson? Aspetta, no. No, Nelson è di 6 lettere, questo generale invece è di 9. E poi Nelson è americano. L'ho letto su Temptation. Sei una schiappa come me. Famoso generale francese che diventò imperatore. Potrebbe essere Bonaparte. Come? Eh sì, il generale che andate cercando, no? Di nome si chiamava Napoleone. Napoleone Bonaparte, provate un po'. Eh? Ehi,
Ehi, siete in gamba voi. Avete un po' di tempo? No, un'altra volta, mi dispiace. Adesso ho un appuntamento con un amico. Sono già in ritardo, si chiama Madison, Alan Madison. Ah, sì, sì. Ha chiesto di voi due. Ci va spesso. Sembrava molto impaziente. Vi attende lì. Dunque, signorina Carrel, vero? Sì, Silvia. Appartamento 58. Silvia! Bisogna chiamare subito la polizia. Di sopra hanno sparato, l'appartamento 58. La signorina Carrel? Sì. Ehi, dove andate? Alan! Alan, mi senti? Alan! Alan! Thompson, scattane qualcuno anche dall'altra parte. Bene. Se è finito, prendi un altro rollino. Dunque, cosa dicevamo? Secondo me le condizioni economiche della signorina Carrel erano buone. Alloggiava qui da 3 mesi, aveva sempre pagato puntualmente. Anzi, io pensavo, ma è soltanto una supposizione, che quel Madison ricevesse del denaro dalla signorina. Aveva un aspetto molto malandato. Insomma, non doveva passarsela molto bene. Già. Infatti. E si vedevano spesso? Sì, specie in questi ultimi giorni. E ogni volta erano scenate violente, a quanto mi ha riferito il personale di servizio. Forse lui era anche geloso, sapete. La signorina si esibiva ogni sera al Bass Fly. E sembra che avesse molti ammiratori. Non è la prima volta e non sarà l'ultima che queste storie finiscano così. L'archivio è pieno di casi del genere. Lui sfrutta e lei sopporta, fino a che uno dei due decide di farla finita. Stavolta è stata lei la prima a sparare, ma l'amico sapeva maneggiare meglio la pistola. E così la ragazza è all'obitorio e lui all'ospedale. È un caso piuttosto semplice. Non interessa neanche i cronisti della nera. E andiamo, Steve. Sì, basta, Thompson, basta così. Puoi andare, Mir. Bene. Buonasera. 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 Grazie. Pronto, comando di polizia. Vorrei parlare col tenente Sheridan. All'ospedale? Ma torna. Ho urgente bisogno di parlargli. Mi chiamo Susie Coward. Ero amica di Elena Carrel. Ho letto sui giornali che è stata uccisa. Va bene, vengo senz'altro fra mezz'ora. Mentre Alan Madison è stato ricoverato al Peeling Hospital gravemente ferito. Madison attualmente è piantonato, ma signora, se e quando potrà essere interrogato? Beh, mi sembra che non ci sia altro. Volete firmarlo? Aspetta. Prima sentiamo cosa ci dice questa, come si chiama? Susica. Ma cosa volete che dica, tenente? Ma ci farà solo perdere del tempo. È tutto così chiaro. In altri tempi Alan è stato mio amico. Alan Madison, vostro amico? Il mio migliore amico. E forse io avrei potuto tirarlo fuori da questa brutta faccenda. Non più tardi di ieri sera Alan era seduto lì. Può darsi che in guerra io sia stato valoroso, come tu dici, e che abbia davvero meritato le medaglie che mi hanno dato. Ma quella dell'eroe non è una professione. Nella vita bisogna fare qualche cosa di concreto tutti i giorni. Già. Io non ho avuto fortuna. O meglio, diciamo pure che sono stato un incapace. Ne ho tentate di strade, ma ho sempre scelto quella sbagliata. Chissà, forse ho avuto troppi scrupoli. E quando è arrivato il momento buono di fare denaro,
mi sono sempre tirato indietro. E fai bene, Alan. Solo quando non ci sono più questi scrupoli, il fallimento è definitivo, capisci? Beato te, Ezzy. Sei deciso, sicuro. Proprio come vorrei essere io. Ma io non sono così. E gli scrupoli mi sono serviti soltanto a ridurmi un miserabile come sono. Espedienti, compromessi. E per tirare avanti, ho dovuto perfino accettare denaro da una donna che disprezzo. Ma puoi riprenderti, smettila! E io, nonostante tutto, voglio aiutarti. Aiutarmi? E come? Mi stai offrendo un prestito? Anche quello, se può essere utile. No. Elena anche ieri sera mi ha dato del denaro. E me ne darà ancora molto, se voglio. Senti, Alan, devi tagliare netto una volta per tutte, capito? In fondo, se sei venuto da me, vuol dire che la tua coscienza ha un certo... Piantala, Ezzy! Lo sai che detesto le prediche. No, tu hai ragione, io... Ma adesso vedo chiaro davanti a me. Io adesso devo andare, ma... Forse domani ti telefonerò. Ho bisogno di chiederti un favore. Conta su di me. Adesso capisco. Capisco il vostro stato d'animo, tenente. E vi ha poi telefonato oggi? Sì, mi ha telefonato. E mi ha dato appuntamento al Park Hotel alle 6 precise. Solo che io sono arrivato con mezz'ora di ritardo e allora... Avanti, chi è? C'è la signorina Cowan. Sì, falla passare. Bene, tenente. Tenente, io vado. Grazie, Steve. Ma no, tenente, la mia non è soltanto un'ipotesi. Io sono sicura che le cose non stanno come scritto sui giornali. Anch'io vorrei pensarla come voi, signorina, ma purtroppo avete letto i giornali. Ci sono stati due colpi. Ecco qui il verbale. Nella stanza chiusa a chiave c'erano Elena Carrel morta e Alan Madison ferito gravemente. La ragazza stringeva ancora in pugno la 22 con cui aveva sparato contro Alan Madison. E in mano ad Alan Madison c'era la Colt 45 che aveva ucciso la Carrel. Inoltre la chiave della stanza si trovava in una tasca della giacca di Madison. I fatti dunque ci dicono che Madison è entrato e ha chiuso a chiave. Poi deve esserci stata una discussione, dopodiché la Carrel ha sparato contro Madison. Sì, infatti è stata Elena che ha sparato per prima, è semplice. Dato che il colpo di Alan l'ha uccisa all'istante, evidentemente lei aveva già sparato. Ma sarà così... Ma io vi dico che parlare di gelosia è assurdo. Perché? Ci sono molte cose che voi non sapete. Sì, l'altra sera, per esempio, io ero con Alan al Bass Fly, il locale dove Elena cantava. E lì... And I am walking in the fog with... My fingers, and I remember, and I call old time kissed you, while in the fog I feel myself so alone and sad, and to come back to that so empty house. And now in this fog I am alone. I go forever with your remembrance, love. And so the song of my steps is an obsession. Allora? Verrà, ma solo per qualche minuto, perché il suo numero inizierà tra poco. Ha detto
Che hai fatto male a Ah sì? E ti ha detto anche perché? Forse non sono abbastanza elegante? O forse ha paura che qualcuno mi veda? Hai lo specchio nella borsetta, vero? Sì, perché? Dammelo, per favore, ma senza farti vedere. No, non c'è niente di cui tu debba allarmarti. Semplice curiosità. Ecco. E allora? Una visita. E siediti. Credevo di farti piacere. Dipende. C'è qualcosa di nuovo? Qualcosa di nuovo? Forse. E tu? Beh, se volete posso fare un giretto. No, no. Tu rimani, Susie. Anzi, io avrei da chiederti un favore. No, Alan. No. Io non ho assolutamente niente di nuovo da dirti. Sai bene quello che ho deciso. E non intendo tornare indietro. Io invece non ho deciso niente. Ci ho pensato e come. Ma ho cambiato idea tante volte. Non so nemmeno dirti quale sia stata l'ultima. E invece lo devi sapere. E al più presto. Del resto, tra noi due, dovresti essere tu quello che deve avere più coraggio. Perché? Ho più bisogno di denaro, vero? Anche per questo, Alan. Anche per questo! Basta! Non voglio sentirvi parlare così. Da qualche giorno a questa parte io non riesco più a cadere. Litigi, discussioni. Ma si può sapere che c'è? Beh, non voglio costringervi a dirmelo, ma dopo tutto forse potrei aiutarvi. No, Susie, tu non puoi aiutarci. È una cosa fra noi. Fra noi e la nostra coscienza. Non sarebbe meglio dire tra noi e la nostra incoscienza? Già, la nostra incoscienza, o meglio la mia. Per la prima volta nella vita, forse l'unica. C'è la fortuna a portata di mano, io trovo che la sua faccia non mi piace. E invece ti piace parlare, perdere tempo, fare il poeta. Ecco quello che ti piace. Ma è qualcosa di solido, di positivo. Per questo, Alan, resti sempre con un pugno di mosche. Già, ma poi arrivi tu e nella mano vuota infili un biglietto da $10. Ma cosa dici, Alan? Tanto quanto basta per tirare avanti un altro giorno. Ma solo che tu volessi, potresti fare mille cose. Basterebbe un po' di impegno. Che la smettessi di bere. Già, basterebbe. Ma anche quando tutto è facile, quando non serve nemmeno un po' di impegno, lui si tira indietro, lui. Alan, ascoltami bene. O tu ti decidi o faccio tutto da sola. Vada come deve andare. Comunque sia chiaro, tra noi tutto sarà finito per sempre. Domani, Elena. Ti giuro che domani avrò deciso. Verrò a trovarti in albergo. Va bene, Alan. Aspetterò fino a domani. Ah, Susie, cara, io avrei da chiederti un favore. Ecco, Susie, dovresti tenere questa lettera. Vedi, l'aprirai nel caso che mi dovesse succedere qualcosa. Succederti qualcosa? Ma di che stai parlando? Che vuol dire? Nulla, non succederà niente. È solo per prudenza, così. Ma non la ritengo affatto indispensabile. Questo significa che tu hai deciso. E ti meraviglia. Dovresti saperlo che per quanto mi riguarda, io ho già deciso da un pezzo. Se ho aspettato è solo per farti un favore. Già. Una prova d'affetto. Proprio così, Alan. Una prova di affetto. Beh, io devo andare. Ah, Susie, cara, ti prego, tieni con te la lettera, Solo per qualche giorno e poi dopo me la restituirai. Ma certo, Len. Però, dopo quanto ho sentito, io non mi sento tranquilla. Per voi, dico. Ma su, cara Susie, non è proprio il caso. Ciao, ci vediamo domani. Ciao. Alan. Ci vediamo domani, allora.
24 ore per decidere. Salti il fosso e diventi ricco. Un mascalzone con le tasche piene di dollari. Alan era molto nervoso quella sera. Ed anche quando uscimmo insieme dal Bus Fly, continuò a farmi strani discorsi. E cioè? Beh, sembrava che lo tormentasse un pensiero fisso. Gli proposi di restare ancora un po' insieme, ma mi disse che aveva un impegno. E quella lettera? Non l'ho più. Appunto di questo volevo parlarvi. Quando ieri sera scesi dall'autobus e mi avviai verso casa, ebbi la sensazione di essere seguita da qualcuno. Un momento. Mi può dire dove si trova il signor? Niente paura, ragazza. Volevo solo questa lettera. Non gridare e non ti succederà niente. Avanti, sali. Sali! Certo. Certo, sarebbe stato meglio per tutti se aveste avvisato subito la polizia, ecco. Io sono convintissimo che quella lettera era destinata a noi. Sì, lo so. Ma prima però volevo sentire Elena. Ma non l'ho trovata né al Bus Fly né all'albergo. La notte scorsa non è rientrata. E Alan? Ho cercato anche Alan, ma gli ho potuto parlare solo questa mattina alla sala delle corse di Bliss Tree. E lui non vi ha detto di avvisare subito la polizia? No. Cioè, mi ha detto di aspettare. Prima voleva fare lui un certo tentativo. Un tentativo? Di che genere? Beh, non saprei, non me l'ha detto. Però è corso subito a telefonare. E non sapete a chi? No. Ho visto che sfogliava l'elenco, ma... Aspettate! Ero vicino alla cabina e ho visto che lui ha strappato una pagina. Anzi, un pezzo di pagina. Non aveva trovato la persona che cercava ed allora, per ricordarsi meglio... Steve! Sì? Vai subito alla sala corsa in Bliss Street. Non sapete da che cabina telefonava Alan. Aspetta un momento. Non so. Non so, mi pare che fosse l'ultima a destra. Sì, sì, il numero 5, ne sono certa. Numero 5. Vai alla cabina telefonica numero 5, prendi l'elenco del telefono. Di al direttore, vado. Che serve a noi. Presto! Ah, sono molte le persone che hanno l'abitudine di strappare le pagine dell'elenco del telefono. Voi non ricordate impressa poco in che punto fosse quella pagina? Beh, circa la metà. Ho intravisto un'inserzione pubblicitaria, quella della Birra Salchi. Birra Salchi? Sì, quella con la scimmietta. Sì, 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 un'informazione preziosa. E quando Alan ha chiesto il numero al centralino, mi pare di aver sentito... Market. Market? Sì. Brava. Poi ha aggiunto il numero del telefono, Quello mi dispiace, non l'ho fermato. No, è già molto così. È già molto così. Market, Birra Salchi. Grazie, Susie, mi avete dato delle informazioni molto preziose. Forse avete ragione voi. Il caso Carrel non è così semplice come sembra. Ci siamo, tenente. Non ci sono dubbi. La pagina è questa. E infatti solo in questa pagina c'è la pubblicità della Birra Salchi. Ecco qui. Bene. Allora controlliamo i numeri relativi al quartiere di Market. Già fatto, tenente. Bravo. Ho consultato io la mezza pagina strappata. Bravo, e allora? Sono pochi, per fortuna, eccoli qui, solo 5. King Clavel, ti rassegno. Aspetta. Sì? Dunque, King Clavel. Ti rassegno. Greta Smith, agenzia matrimoniale. Sì. Jim Scott, assicuratore. Aspetta, Cyril O'Connor. Aspetta, assicuratore, poi? Cyril O'Connor, giornalista. Sì. E Arthur Benson, fioraio. Gli indirizzi sono qui. Benissimo. Adesso vedremo chi di questi ha da nascondere qualche cosa. Comunque, senti, dividiamoci i compiti. Dunque, tu vai dal... Ma che razza di carabina è questa? Sì, prenditela con la carabina. Ma come credi di far centro se sbagli a chiudere occhio? È questo che devi chiudere.
$0.50. Sai che ti dico, per me è un catenaccio. È una carabina di precisione questa. Sera. Da un po' qua, principale, vediamo un po' come funziona, eh? Funziona benissimo. Ah, sì? Beh, ospita! Siete in gamba voi, eh? Che vi dicevo della carabina? Non sì. Ce n'è una più precisa. È vero, spara bene. Mezzo dollaro. Ah, già. Clavel. Sì? Alan ha parlato. Ha fatto il tuo nome. Chi? Un amico mi ha detto di avvisarti subito. Un amico? Ma che state dicendo? Niente, ho sbagliato indirizzo. Sì, mi chiamo Greta Smith, ma non ricordo affatto questo taglio. Che sei venuta a fare? No, no, Elena. Carlo. No, non voglio. Dirò tutto a Ed. Sono le uniche parole che ha detto. Non è la Gardenia, è il cavallo. È il cavallo. No, no, dirò tutto a Ed. Non voglio. Gardenia, tenente. Già. Ma non so, ma non credo che Alan ne abbia regalate ad Elena. Ah. Certo non poteva permetterselo. E a proposito di cavalli, Alan scommetteva, mi pare. Mi avete detto voi stessa di averlo visto alla sala corse in Blee Street, no? Sì, giocava. E so che di solito perdeva. Aspettate. No, no, non è per il cavallo. La gardenia. Io. Sabato scorso Elena aveva una gardenia. Anzi sì, mi disse che l'aveva avuta per caso. Un cliente del Bus Fly. Sì? Si era sentito male mentre parlava con sì? lei. E gli era caduta la gardenia dall'occhiello. E non ricordava. Allora lei l'aveva raccolta. Il nome di quel cliente? No, ma non dovrebbe essere difficile saperlo. Quando si sentì male, accorse molta gente, anche il direttore. Pronto, tenente? Sì. Novità? Nessuna, purtroppo. L'assicuratore e la giornalista sono fuori città. Da oltre un mese, sì. Va bene, va bene. Senti, raggiungimi qui al Park Hotel. Prima però... Ah, sì? Passa al Bus Fly, capito? Bus Fly. Devi chiedere al direttore. Va bene. Sì. Avanti! Mi avete fatto chiamare, tenente? Sì, 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 avanti, avanti. Scusate. Prego, prego. Dunque, allora, ragazza mia, dovete ripetermi ancora che cosa avete visto e che cosa avete sentito, eh? Ma vediamo un po'. Gliel'ho già detto ieri sera. Sì, lo so, lo so. Stavo finendo di pulire il corridoio quando Silvia, la telefonista, la signorina Carrel, per parlarle di abbassare il volume del suo televisore. Sì. Nell'uscire la gonna mi rimase impigliata nella porta, persi tempo a liberarmi e fu proprio allora che sentì due spari. Va bene, questo me l'avete già detto ieri. Cercate di ricordare, c'è qualche particolare che forse al momento non vi ha colpito, ma che invece potrebbe non avere... Non so, cosa potrei dire? C'era... Sì, c'era un tovagliolo per terra. Ah, ma certo l'aveva fatto cadere Sammy, il cameriere. Già. Beh... Tenente, se può servire, la finestra del corridoio vicino
qua a questo appartamento, sì, e subito dopo gli spari era aperta. E mentre poco prima, facendo le pulizie, l'avevo chiusa io stessa. E faceva freddo. Cinque piani. Ci vorrebbero le ali. Come sapete, io mi trovavo sul pianerottolo di questa scala. Stavo parlando col reverendo Parrish, il conferenziere. Occupa l'appartamento 46. L'avevo accompagnato per le scale, dato che ieri l'ascensore non funzionava. È una persona simpaticissima, ma quando attacca a parlare... Anche da lì, siamo a due passi, si sentiva il fracasso del jazz che veniva dall'appartamento della povera signorina Karen. Anzi... Sì, dunque voi, mentre salivate le scale col reverendo Parrish, avete visto Alan che saliva, è così? Sì, ci passò vicino proprio nel momento in cui si era interrotta improvvisamente la musica jazz. Mm. Poi, dopo poco, molto poco, ci furono gli spari. E come vi ho detto, accorremo subito. E, giunti qui, vedemmo Mary nel corridoio, vicino alla porta di servizio, atterrita e incapace di muoversi. Intanto erano usciti dalle loro stanze il signor Kenneth e il signor Dexter, che erano stati richiamati dagli spari. E anch'essi entrarono con noi nell'appartamento della povera signorina. E quanto tempo credete che sia passato? Dal momento in cui sentiste gli spari al momento in cui entraste qui. Ma il tempo di salire le scale, al massimo una decina di secondi. Poi tutti insieme cercaste di aprire la porta, vero? Sì, che era chiusa a chiave. Già, e allora chiedeste a Mary il duplicato della chiave che è nello stanzino, no? Esatto, ed aprimo con quello. Certo, i duplicati delle chiavi sono nello stanzino. Sì, no? Come tutte quelle del piano. E questa porta qui dello stanzino, in genere rimane aperta o chiusa? No, sempre. No, di solito è chiusa, ma... Quando le donne fanno le pulizie può anche succedere che per qualche tempo resti aperta. Cosicché chi volesse potrebbe procurarsi l'impronta della chiave, no? Perché voi pensate... Oh. La finestra, quando voi siete arrivato, era aperta o era chiusa? Era... Sì, sì, era aperta. Era aperta? Sì. Dunque, per arrivare qui o si passa dalle scale... E voi salivate col reverendo Parrish, sì, oppure dal corridoio dove c'era Mary che faceva le pulizie, ma no? Anche dall'ascensore, ma è guasto da due giorni. Sì. Dunque, in questa parte del corridoio ci sono quattro appartamenti. Mm. Questo è l'appartamento del signor Dexter. Sì. Questo è del signor Kenneth. Questo è l'appartamento della Carrel. E quello là? E quello è vuoto, da qualche settimana. E da quanto tempo il signor Dexter occupa quell'appartamento? Ma circa due mesi, ma un ottimo cliente, mai niente da ridire. Due mesi. E il signor Kenneth? Il signor Kenneth è qui da solo tre giorni, però mi ha fatto un'ottima impressione. Ha pagato il fitto anticipato per tre settimane. Ma non so che cosa ne pensiate, tenente, ma come potete immaginare, quello che è successo non giova al buon nome dell'albergo. Beh. Perciò, se proprio non è indispensabile, non vorremmo che altri clienti... No, state tranquillo, io mi limiterò a fare soltanto l'indispensabile. Devo dare ancora un'occhiata qui, nel caso venissero il signor Dexter o il signor Kenneth, vi prego fateli accomodare. Va bene. D'accordo, grazie, arrivederci. Allora. Un inferno, vi dico. Già. Mai sentito nessuno che tenesse il televisore a quel volume. E in più... Un mal di denti da impazzire. Vi capisco. In ogni modo, adesso io vorrei che voi... Prego, accomodatevi. Vorrei che voi mi ripeteste ancora una volta, molto sinteticamente, quello che avete sentito, eh? Io non ho sentito che musica. Una valanga di musica. A un certo momento ho cominciato a battere i pugni sul muro. È l'unico modo per farsi capire, in certi casi. Infatti, la musica cessò, ma fu un attimo. Poi andò peggio di prima. Al posto del jazz attaccò Catherine Ross con i suoi acuti. Era il Porgy and Bess. Eppure avevo avuto l'impressione che tutta quella musica avesse fatto scoppiare il televisore, perché c'era stato perfino un rumore di vetri rotti. Non è stata la musica a guastare il televisore, ma una pallottola calibro 45, quella stessa che ha ucciso Elena Carrel. Ha passato il corpo della ragazza fulminandola... E poi ha fracassato l'apparecchio conficcandosi lì. La parete che dà nella vostra stanza è questa, vero? Sì.
Ma questi appartamenti sono come casse armoniche. Non ha importanza da dove venga il suono. È come se fossero tamburi. Ciao! Spegnete la luce. Pronto? Sei tu, Steve? Raggiungimi subito al Park Hotel con due autopattuglie. Sì, due, presto! Sì, notizie dell'uomo della gardenia. È stato preso da quelli dell'FBI. Accidenti. Siamo arrivati un po' in ritardo, ma non importa. Senti! Senti! Voglio sapere subito i programmi radiofonici e televisivi di ieri. Tutti! Tutti! Mi senti? Sì, tutti! Voglio sapere se Porgy and Bess è stato trasmesso soltanto dalla radio. Capito? Presto. Aspetta. Che volete? Sta buono e alza le mani. Ma che volete? Niente. Entra, Steve. Niente. Vogliamo dare soltanto uno sguardo alle tue gardenie. Mi hanno detto che sono meravigliose, eccezionali, vero? Pare però che servano a trasmettere notizie segrete fotografate su microfilm. Questo si chiama spionaggio, amico. Si può sapere cosa volete? Quello che state facendo non è legale. Protesterai con quelli dell'FBI. Spetta a loro occuparsi delle spie. Prego, Mills. Appena in tempo, tenente. Stavano facendo le valigie. Oh, chi si vede. Avevi preparato tutto al Park Hotel, eh? Ma ti è andata male. Non sei riuscito a far fuori Dexter, eh? L'unica persona che poteva testimoniare sull'ora esatta in cui si è fracassato il televisore, cioè... l'ora esatta in cui è morta Elena Carrel, portalo via. Oh, eccolo qua. Il tiratore scelto. Questa volta non te la caverai, amico. Portalo via. Steve. Sì? Adesso io vado alla clinica da Alan. Tu resta qui e aspetta quelli dell'FBI. Va bene, tenente. Ci vediamo dopo. C'è una visita per voi. Cercate di stare calmo. Mi raccomando. Ezio, ho bisogno di te. È una cosa urgente. Devi correre subito nell'appartamento di Elena. Forse siamo ancora in tempo. Nel salotto di Elena c'è un cavallino in ceramica. E dentro il cavallino ci troverai... un microfilm, Alan. Sta calmo. È già nelle mani dell'FBI. Perché non sei venuto all'appuntamento? Volevo consegnarti il microfilm. Purtroppo, Alan, sono arrivato in ritardo. Capisci? Non supponevo che tu volessi fare ancora una volta l'eroe. E non potevo certo immaginare quello che intanto succedeva nell'appartamento di Elena. Solo dopo la testimonianza di un cliente dell'albergo e il controllo dei programmi radiofonici e televisivi, io ho potuto ricostruire l'accaduto, non prima. Thank you.
regolamento 58. Lo sentiti anch'io, è un pezzo che sono qui. Sì, sì, vado subito. Così, un duplice delitto si era trasformato in una tragedia passionale. E io, che il giorno prima t'avevo visto così inquieto, avevo già concluso che quanto era accaduto poteva avere una sua logica. Per fortuna c'è stata Susie, che mi ha aiutato a vedere la situazione diversamente. Io volevo incontrarti al Park Hotel per consegnarti quel microfilm. Elena l'aveva trovato per caso in una gardenia e voleva ricattare le spie. Offrivano molto denaro, molto denaro. Sono stato io a telefonare al fioraio per farlo cadere in trappola. Non ti affaticare, Alan. È tutto chiaro ormai. Avevi preparato una trappola e ci sei caduto tu. Per forza, hai voluto giocare grosso. Ti sei messo da solo contro un'organizzazione di spionaggio. Decisamente, Alan, la tua vocazione è quella dell'eroe. Sai che cosa ti dico? Sono felice di avere un amico come te. E sbrigati a guarire. D'accordo, Ezio.